Barby, Chelsea, non ci crederete mai, il libro degli incantesimi è scomparso. Ci serve per l'incantesimo dell'opposto. Non so se l'hai saputo, ma vogliamo cambiare il giorno con la notte, così vedremo lo spettacolo delle stelle cadenti. Solo se ritroveremo il libro. Tranquille, l'ho prestato io al principe Notto. Voleva imparare come creare la polvere scintillante. Fate largo, zampe e artigli. Wow. Sta arrivando il principe Notto. Grazie per il libro degli incantesimi che mi hai prestato. E ciao a tutti. Aspetta, Notto, arrivi giusto in tempo. Vediamo l'incantesimo. Beh, devo volare via. Letteralmente, perché ho uno zaino razzo. Oh? Notto, aspetta! Non vuoi vedere l'incantesimo dell'opposto? Stanno per trasformare il giorno nella notte. Questo vuol dire che dobbiamo uscire all'aperto. Io potrei rimanere qui a custodire il libro degli incantesimi. Oh, tranquillo. Nessuno metterà in disordine la biblioteca. Andiamo. Pronte, ragazze? Le nostre bacchette magiche verso il cielo condotte faranno un incantesimo per trasformare il giorno in notte! Oh, è ancora giorno! Com'è possibile? L'abbiamo ripetuto in modo corretto. O magari no. Dobbiamo consultare di nuovo il libro. Vado a prenderlo. Vengo con te! Melchi rincorre Honey! Si sono invertiti i ruoli! Uff! Melchi, sei stato con Honey per così tanto tempo che adesso fai gli stessi versi. Che succede? Parlami, amico. Wow, wow, wow. Honey? Honey ha appena miagolato. Ma che sta succedendo? Con l'incantesimo dell'opposto abbiamo trasformato il cane in un gatto. Puoi annullare l'incantesimo? Certo, ho bisogno solo della mia bacchetta. Oh, che strano! Canto, canto la mia bella canzone. Bravissima! Sei davvero bravissima a cantare! Che bella voce! È una canzone bellissima, Chelsea! Mi avete sentita cantare? Oh, sì! E mi ha fatto sentire così felice! Ciao a tutte! Barbie, Regina Arcobaleno! Principessa Arcobaleno? Chelsea, che tempismo perfetto! Sto organizzando un concerto reale per il Consiglio delle Nuvole e vorrei aggiungere qualcosa per il gran finale. Qualcosa di davvero speciale! Non aggiungere altro! Chelsea è perfetta per il gran finale! Ottima idea, principessa Arancione! Che ne pensi, Chelsea? Io? So che a te piace cantare. Sì, forse potrai farlo. Voi canterete con me? Oh, no! Noi balleremo! Barbie Regina Arcobaleno ci ha insegnato alcuni passi ispirati alle nuvole! Guarda! E... 5, 6, 7, 8! Ta-da! Forse dovreste esercitarvi ancora. Ora capisci perché ci servi per il gran finale, Chelsea? Sì, anche se... Eccomi qui, sono il principe Notto! Siete pronte a rimanere incantate dalla mia esibizione al concerto reale? Ciao, Notto! Ti esibirai anche tu? Ma certo, perché non dovrei? Vi presento la mia ultimissima invenzione, la Notto Band! Ha detto la non band? E guardate un po' qua! Nuvole colorate! Il Consiglio delle Nuvole non avrà difficoltà a sentirti! Grazie, Notto, ti esibirai dopo le principesse e prima di Chelsea. Ok, devo andare a controllare il palco. Sarà uno spettacolo fantastico. Sei davvero molto brava sull'altalena, Chelsea. Ho appena iniziato. Guarda questo. Ops. Ottimo atterraggio. Wow, non avevo mai visto un braccialetto come questo. Anche io. È davvero molto bello. È un bracciale dell'amicizia. Si fa per donarlo ai propri amici. L'hai fatto tu? Ci fai vedere come? Certo. Che bello. Cosa possiamo usare? Andiamo nella foresta dai capelli fatati. Questa è un'ottima idea. Oppure che ne pensate? Grazie, albero parlante. Ci vediamo dopo. Oh, ok. Divertitevi. E usando colori diversi si creano fantasie divertenti. Mi piace! Come si inizia? Così. Avanti, indietro, fai un nodo. Non vedo l'ora di cominciare! Sei riuscita a trovare altri capelli colorati, Barbie?
Ops, non ho visto che era attaccato, mi dispiace. Oh, è molto bello. Ma che cos'è? È un paracadute dell'amicizia. Molto originale. Mi sto divertendo talmente tanto che mi farò portare un po' spasso. Però adesso questo paracadute mi sta portando troppo lontano. Mi salvo io, carotina. Nancy! Oh no, ora questo paracadute sta portando via entrambe. Tieniti forte, Jessie. Lo farò, non preoccuparti, è divertente. I fragolorsi saranno contenti di fare una gita in barca al Castello Candito. Ma a proposito, dove sono? Ho mandato loro un invito davvero travolgente. Ma sai come sono fatti i fragolorsi? Sempre affamati. Potrebbero averlo mangiato per errore. Raggiungiamo gli altri e controlliamo che siano pronti a partire. Ascoltatemi, fragolorsi. Che ne dite se giocassimo a nascondino? Dobbiamo andare al castello, ma abbiamo ancora tempo. Abbiamo ancora tempo? Per quale motivo allora mi hai svegliato così presto? Voglio dormire ancora un po'. Adesso nascondetevi! Verrò io a cercarvi! Fragolorsi! È il momento della gita in barca! Ani, aspetta, non correre! Ani! Ciao, piccoletta! Scusaci, non volevamo disturbarti! Nessun problema! Sono Barry, il fragolorso più straordinario di tutti! Sta scherzando, ma mi piace come suona! Ciao, sono Chelsea! Credo di non averti mai visto prima d'ora! È perché sono appena arrivato! Non ho ancora incontrato nessuno degli altri fragolorsi! Tu devi essere la principessa Barbie Dolce Giravolta! Sì, sono io! Lo sai, Barbie sta portando tutti i nostri amici fragolorsi a fare una gita in barca sul fiume Mandarino! Non appena troveremo gli altri andremo al castello! Ti va di venire con noi? Se mi va! Non sono mai stata su una barca prima d'ora o in un castello! Allora mettiamoci subito in marcia! Perché non prendiamo le cannucce come scorciatoia? Cannucce come scorciatoia? Questa gita mi piace sempre di più! Wow! Sono queste le uova di sfera brillante? Sì, sono 12. E secondo il mio monitor brillante si schiuderanno molto presto! Era tanto che non nascevano piccoli di sfera brillante tra le montagne brillanti! Oh, saranno sicuramente dolcissimi! Oh, lo sono già, a dire il vero! Sono anche giocosi, allegri e molto vivaci! Sembra che parli di te, Honey! Anche tu eri molto vivace da piccolina! Chelsea, visto che hai esperienza con i cuccioli, ti andrebbe di tenerle d'occhio? Devo finire di preparare delle gemme! Io? Certo, Zaffiro! Con molto piacere! No, non posso andarmene, potrebbero schiudersi presto! Non preoccuparti, me ne occuperò io! E io l'aiuterò, adoro i piccoli di sfera brillante! Beh, in questo caso allora grazie! Ci vediamo più tardi? Oh, quasi dimenticavo! I piccoli non devono avvicinarsi all'acqua perché altrimenti i brillantini verrebbero lavati via! Quindi se dovessero nascere mentre io non ci sarò, mi raccomando, teneteli asciutti! Buona fortuna! Non ci serve la fortuna, noi ce la faremo, vero Barbie? Chelsea, non vorrai perderti lo spettacolo? È adorabile! Eccone un altro! Wow, sono appena nati 12 piccoli di sfera brillante! Oh, sono davvero intelligenti, già parlano e si muovono! Honey, sta attenta! Sono ancora dei cuccioli! Piccoli di sfera brillante, tornate qui! Dove stanno andando? Credo sia meglio seguirli. Ehi, passami dei batuffoli di nuvola! Va bene così? Sì, grazie! Sembra così divertente! Che cosa state facendo? Barbie Regina Arcobaleno ha chiesto a tutti gli abitanti di fare una scultura con le nuvole. Dovremmo riuscire a creare un unico
unicorno alato, ma sto avendo qualche piccolo problema. Ciao, Chelsea. Ecco qui, Arancione. Ciao, Barbie. Posso fare una scultura anch'io? Ma certo. Il miglior unicorno alato diventerà una scultura permanente nel giardino del castello. Una volta l'ho incontrato. Intendo l'unicorno alato. Scommetto che aveva le ali d'argento e la coda viola. E il suo corno era tutto ricoperto di diamanti. Non esattamente, Arancione, ma era davvero molto bello. Voi non l'avete mai visto da queste parti? Beh, è molto timido. Non si fa vedere molto spesso. Bisogna usare la propria immaginazione per creare una scultura che gli somigli il più possibile. Fatemi da parte! Il vincitore è arrivato! Nei miei innumerevoli viaggi ho incontrato l'unicorno alato centinaia di volte. Centinaia di volte? Ok, non proprio centinaia, ma l'ho incontrato. Di sicuro la mia scultura sarà quella che gli somiglierà di più. Ok, Notto. Vediamo quello che sai fare. Inizia la scultura. Oh! Ecco, se non sbaglio il corno dovrebbe essere così. Beh, l'ultima volta che l'ho incontrato, il corno era molto più grande. Come questo! A me piace come ho realizzato il mio. Che ne pensi, principessa Arancione? Non lo so più ormai. Le statue sono tutte diverse l'una dall'altra. Sarebbe più facile se potessimo vedere il vero unicorno alato. Questa è veramente un'ottima idea, Arancione. Chiederemo all'unicorno alato di unirsi a noi. E in questo modo, vedendo che aspetto ha, potremo fare delle sculture migliori. Ma questo non è necessario. Voglio dire, tanto non lo troverete mai. Quindi a cosa serve preoccuparsi? Riusciremo a trovarlo. Che ne pensi, Chelsea? Sì! Andiamo! Ciao, Chelsea! Arrivi giusto in tempo. Le principesse stanno costruendo i loro aquiloni. Per la notte luminosa. Degli aquiloni volanti. Della baia dell'arcobaleno. È stanotte! Aquiloni nella baia dell'arcobaleno? Scommetto che saranno i migliori di sempre. Come li state facendo? State usando i vostri poteri magici? Mm-hmm, certamente. Io ne creerò uno a forma di fontana. Oh, è davvero bellissimo, wow! E io invece farò un aquilone a forma di lampadario. Nessun problema, lo posso aggiustare. Per fortuna non si è rotto. Meno male. Barbie, ti va di farne uno insieme? Certo. Stavo pensando di fare una scultura di nuvole a forma di sirena. E potremmo fare i capelli con un arcobaleno. Ecco un colpo di genio. Questo significa che hai avuto una tempesta di idee. Ho la sensazione che oggi ne avremo molte altre. Sono io, il principe Notto, e il mio super spettacolare, extra stravagante aquilone. Che ne pensate? Ecco, è molto... Accidenti! Wow! Parteciperò ai giochi della baia dell'arcobaleno! Sono venuti tutti per assistere all'evento! Benvenuti, giocatori! Siamo lieti di aiutarvi come segnapunti galleggianti! Aspettate! Non potete iniziare i giochi senza il miglior giocatore! Ciao, giocatori! Sarò il vostro arbitro! Formate le squadre! Per la mia squadra scelgo... rossa e verde! Fantastico! Va bene! Ok, io scelgo arancione e gialla. Sì, bella squadra! Ci divertiremo! Viola, rosa, non pensiate di essere l'ultima scelta. Voi sarete le prime a diventare campionesse. No. Vi ricordo le regole principali. Girate lo sguardo verso il centro del campo. Benvenuti, tifosi dei giochi arcobaleno!
Oggi è qui con voi Nemi il Magnifico, il vostro presentatore. Girate il vostro sguardo verso il tabellone fluttuante. Che bello! Ogni squadra ha un proprio tubo gol arcobaleno intorno all'arena. Sulla cima di ognuno c'è un'apertura. Il vostro compito è di infilare le palle arcobaleno dentro il tubo. Quando avrete conquistato tutti i colori dell'arcobaleno, la vostra squadra vincerà! Sì! Wow, guarda! Va tutto bene, Honey. Non sono veramente io. È solo per indicare dove dobbiamo segnare. Usate quelle racchette per muovere la palla. Potrete spostarvi con questi. Va bene, squadre. Questa è l'ultima occasione per le vostre strategie. La partita sta per iniziare. Diciamo la verità. In nessun modo Chelsea e Barbie possono pensare di vincere contro di me come capitano della squadra. Adesso fatemi vedere le vostre facce da guerriere. Ecco, forse dovremmo escogitare un nuovo piano. Vi voglio concentrate per la vittoria. So che possiamo farcela. D'accordo. Sì. Vincenti o perdenti, cerchiamo di divertirci il più possibile. Molto bene. Tutti intorno alla palla. Ok. Che i giochi abbiano inizio. 3, 2, 1. Ha!